Amici di Player Inside, più volte vi abbiamo parlato delle cose che si trovano al di fuori della mappa. Cosa succede se andiamo in questo punto della mappa che non è raggiungibile normalmente? Ebbene, abbiamo deciso di raggruppare le cose più assurde che si trovano fuori dalla mappa. E vediamo insieme perché ce ne sono veramente di curiosi. Esatto, io ho la voce un po' andata, quindi parlerà principalmente Raiden. Malaticcia, un po' malaticcia. In Call of Duty World at War, nella mappa DLC Verrupt, andando in quello che noi chiamiamo sottomondo, ovvero attraversando il terreno di un punto preciso della mappa, attivando il cheat, se vogliamo definirlo così, no clip, è possibile trovare un fucile MG42 come fosse su un piedistallo senza texture. In Black Ops, invece, attraverso l'uso di mod e scendendo nel sottomondo nella stessa mappa, stavolta è possibile trovare sì sempre l'MG42, ma su una torretta di cemento ben definita e texturizzata, con degli arti mozzati, attaccati e un terreno tutto attorno pieno di teschi e resti di ossa. A meno che non si tratti di un qualche processo che texturizzi e definisca quasi in automatico ciò che è presente nella mappa, anche oltre la mappa come in questo caso, è quantomeno inquietante pensare che gli sviluppatori, anziché rimuovere quell'elemento extra, lo abbiano rimodellato e definito per bene, con tanto di ossa e braccia attaccate all'arma. Questo è un fuori dai confini piuttosto inquietante, piuttosto particolare, perché più che altro non si capisce come mai gli sviluppatori abbiano deciso di rimodellare nella stessa mappa, seppur in un gioco diverso, appunto queste. Tra l'altro gli hanno messo pure delle braccia attaccate. L'hanno voluto fare apposta, quindi. Certe volte secondo me si divertono da morire gli sviluppatori. Vediamo se gli utenti, vediamo se i giocatori scoprono questa cosa. E quando lo scopriranno, nessuno saprà chi l'ha fatto. E quindi mi dispiace, non diventerai famoso, caro sviluppatore. Questa è una bella curiosità legata ai fuori dai confini, comune a moltissimi titoli open world. In questo caso preciso, The Witcher 3 è più un esempio fra tanti. I giochi open world non caricano mai tutto il mondo di gioco in una volta, ma poco a poco, sezione per sezione, a seconda della zona della mappa in cui noi, con il protagonista, siamo presenti. Se un gioco dovesse caricare tutta la mappa in una volta, non solo sarebbe inutile, ma persino faticosissimo, se non impossibile, per la console o il PC. Però possiamo forzare un po' la cosa. Se in The Witcher 3 attiviamo la Free Mode o Fly Mode per volare con la telecamera libera sulla mappa di gioco, possiamo osservare che man mano che ci allontaneremo dalla zona in cui è presente Geralt, il resto sarà molto meno definito e persino gli altri personaggi saranno imperfetti, poiché caricati dal gioco solo in parte in modo tale che diano l'idea di esserci, ma senza dover essere osservati da vicino. Ed ecco che cosa possiamo vedere in questo caso. Man mano che ci avvicineremo a questi personaggi, il gioco li caricherà per bene, rendendoli funzionali alle nostre azioni e con tutte le parti al loro posto. Ma fin tanto che ciò non avverrà, creepy. Questa cosa ti fa capire, cara Midna, come il mondo di gioco persistente in un open world, cioè tutto deve dare l'idea di esserci sempre, però in realtà viene caricato sezione per sezione, perché altrimenti sarebbe enorme da gestire, no? Ma io immagino, però, anche nella realtà, a volte penso, ma nella realtà, in questo momento, le altre persone stanno vivendo e tutto in funzione mia. Cioè io vedo tutto in prima persona, magari il resto è tutta una bugia, ragazzi, qui stiamo finendo la filosofia. Quanto sei presuntuoso. Lasciamo però perdere. Tutto in funzione tua. Da un punto di vista. Semmai tutto in funzione mia. Cogito ergo sum, cioè io posso sapere di esistere, ma gli altri, vabbè, basta veramente. Usando un emulatore per giocare al Resident Evil 2 originale per PlayStation 2 e cambiando la risoluzione del gioco in modo che essa si adatti al widescreen, è possibile scorgere una testa appesa al contrario sul soffitto, altrimenti invisibile nel gioco originale in 4 terzi. La spiegazione più plausibile è che questa testa mozzata dovesse essere oggetto di scena utilizzato nella sequenza del primo leaker, che sarebbe dovuto essere anticipato dalla caduta di questa testa, appunto, nella pozza di sangue sottostante. L'animazione poi sarebbe stata eliminata per evitare censure di sorta, ma gli sviluppatori hanno lasciato la testa appesa al soffitto prima dell'animazione per dimenticanza o perché tanto non si sarebbe vista, in 4 terzi, un fuori dai confini assai particolare.
Questo è un misto tra Fuori dai confini e Cose che non avremmo dovuto vedere. L'altra serie che abbiamo iniziato lunedì, quindi l'altra dopo, mi raccomando, andate a recuperarla. Sono miniserie, durano 2-3 puntate, poi si esauriscono le cose che abbiamo. Man mano ce ne potranno essere nuove. Anzi, segnalateci tutte queste curiosità, perché noi magari potremmo decidere se inserirle e ci date una mano in questo senso. Tuttavia c'è da dire che più che altro questa risponde alla classifica, alla lista, cose di cui gli sviluppatori si sono rotti il c***o di rimuovere. Esatto. Perché tanto dice, vabbè, lasciamola là. In Battlefield 3 sono presenti veicoli e velivoli normalmente non utilizzabili in nessun'altra parte del gioco. Parliamo di un elicottero posizionato al di fuori della mappa e utilizzabile. Un SUV che è possibile raggiungere percorrendo una vastissima zona al di fuori dei confini del gioco. Come quando vuoi nascondere la spazzatura sotto al tappeto. Sì, dice, dove li mettiamo? Mettiamoli in punti. Mettiamoli fuori. La maggior parte, ragazzi, di questi fuori dai confini nascono proprio così. Sì. Perché la maggior parte degli sviluppatori dice, se li eliminiamo può darsi che si creino bug e glitch tutto attorno a questo oggetto. Lasciamolo lì fin tanto che l'equilibrio è precario, così non nascono bug e glitch, però mettiamolo non utilizzabile. Ma poi alla fine vengono scoperti. Tanto non li trova nessuno, Questo è molto particolare. Fuori dai confini del Pinna Park di Super Mario Sunshine, precisamente in questo punto, è possibile osservare l'ombra di un punto interrogativo. Saltandoci di sopra, Mario sussulta come se ricevesse una sorta di scossa elettrica. Ora, con l'angolazione giusta, in realtà, scopriamo che quel punto interrogativo è questo Goomba particolare, più nello stile di Paper Mario che di qualsiasi altro titolo su Super Mario. Secondo varie ricerche online, si tratterebbe di un nemico precedentemente previsto nel gioco, poi non inserito, di nome Koog o Kag. Ma questo stile 2D senza profondità lascia certamente perplessi. Stranissima questa cosa, è inquietante anche, soprattutto perché viene annunciato, tra virgolette, da un punto interrogativo. Più che altro il punto interrogativo che fa prendere la scossa, che ha fatto sussultare non solo Mario, ma anche gli utenti che l'hanno trovato per la prima volta. Hanno detto, ma che vuol dire? Anche perché ci sono arrivati tramite glitch, cioè esatto. Ci sono caduti tramite una compenetrazione nel terreno, insomma è stata una cosa fortuita. Ma poi uno stile totalmente diverso, è stranissimo. Sì, poi il Goomba, questo Goomba o Koog o Kag, effettivamente ha uno stile particolare, molto simile a Paper Mario, infatti. Mistero, ragazzi. Nella quest di Skyrim, La mente di un pazzo, che noi stessi abbiamo portato su questo canale, c'è un interessante fuori dai confini. Dici veramente? Ma dicevo vero! Grazie alla console dei cheat attivabile su PC e alla funzione con cui si disabilitano le collisioni, si possono superare i muri invisibili del gioco fino ad arrivare a questo cancello che riporta la missione La mente di un pazzo. Aprendolo, ci si ritrova in quello che apparentemente sembrerebbe una normalissima casa di legno non arredata, come se ne vedono molte in Skyrim. Ma quando usciremo dalla casa, sempre con le collisioni disattivate, quindi compenetrando i muri, ci accorgeremo che si tratta di una casa in miniatura e che le proporzioni sono allegramente andate a puttana. Ma non è finita qui, poiché c'è un'altra porta della stessa missione, normalmente irraggiungibile, che permette di raggiungere questo posto. Una cozzaglia di oggetti di scenografia messi apparentemente a caso, che hanno fatto pensare alla community di Skyrim a una parte di missione poi lasciata in sospeso, anche se il posto sembra essere molto adatto al nome della missione, La mente di un pazzo. Questo mi fa pensare che magari hanno scritto e riscritto più volte questa missione. Sì, sì. Immaginando scene diverse che poi non hanno incluso e hanno lasciato lì, le hanno nascoste, murate, insomma, come fa Bethesda. Sì, sì, no, ma Bethesda fa così perché usa dei motori grafici e comunque un mondo di gioco talmente vasto, ragazzi, talmente persistente, che effettivamente poi c'è necessità di lasciare le cose un po' a cazzo, persino nelle missioni principali, che certe volte, anzi molto spesso, sono buggate, figuriamoci in quelle che poi non dovrebbero essere raggiunte dagli utenti. Per un qualche difetto di programmazione, in Life is Strange, mentre si osservano gli oggetti, premendo su al momento giusto è possibile compenetrarsi con i poligoni di quell'oggetto. Ciò comprende pareti di edifici, soffitti e quant'altro. Grazie a questo espediente, lo youtuber Mushroom Will Die ha scoperto un fuori dai confini molto inquietante. Nell'episodio 4, fuori dalla casa di Chloe, una misteriosa silhouette seduta sul davanzale di una finestra di una casa normalmente non visibile, con le gambe verso fuori. Ci sono delle teorie su chi potrebbe essere questa misteriosa figura, ma non le riportiamo poiché sappiamo che molti di voi stanno giocando attualmente o vorrebbero giocare Life is Strange, per cui non vogliamo rischiare spoiler.
In Marvel Spider-Man per PS4, e ve ne abbiamo già parlato nel video dedicato agli easter egg del gioco, ma ci sembra doveroso includerlo anche in questo video, se si riesce, mediante glitch, ad arrivare verso le barche presenti al largo di Manhattan, è possibile fare la conoscenza dei simpatici personaggi che ci sono sopra, con delle facce tutt'altro che normali o rassicuranti. Si tratta di un espediente per evitare che la console si affatichi troppo a generare facce realistiche e personaggi credibili anche in punti normalmente non visitabili dal videogiocatore, e questo espediente è usato anche per alcuni degli NPC totalmente immobili in una delle sezioni di gioco con Miles. La cosa è inquietante, ma allo stesso tempo comprensibile e divertente, e l'effetto bambola gonfiabile è assicurato. Comunque ragazzi, vi ringraziamo per essere stati con noi, la nostra malatina qui di seguito. No dai, mi sto riprendendo, lasciatemi un like per farmi risollevare, ci vediamo alla prossima. Come fanno a lasciare un like solo a te? Così. Ciao.